Tra i fenomeni dell'anno c'è questo programma La Zanzara, che ormai tutti conoscono, ha toccato vette di ascolto e di celebrità mai raggiunte da nessun altro programma ed ha aperto un dibattito. È il giornalismo, è il superamento del giornalismo, è la contaminazione fra il giornalismo e qualcos'altro, la satira forse. Allora oggi parliamo di un libro, Cattivissimi Noi, che racconta i due protagonisti, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, con una, direi, disturbatrice di eccezione, Maria Giovanna Maglie. Buonasera. Che mette sul banco dell'accusa questi due fenomeni. Perché? Ma sul banco dell'accusa, adesso non diamo di tutta questa importanza che abbiano bisogno addirittura di un processo, di un tribunale, di tutte queste scene rituali. Sono due bravi ragazzi che hanno trovato la loro strada. Due giornalisti, Maria Giovanna. Con calma adesso a usare il termine. No, lascia perdere. Poi ti conviene, chi te la fa fare? Due giornalisti. Giornalisti. E butta la sta destra del cavolo. E butta la sta destra. No, ma lui c'ha anche la tessera di David Parenzo. Allora facciamo così. No, ci fermiamo anche un attimo per la pubblicità e poi discuteremo se è giornalista, se non lo è, e viaggeremo insieme in questa casistica ormai amplissima che va dagli scherzi al presidente della Corte dei Saggi a, come sapete, anche altri autorevoli che sono rimasti incappati in questa rete. Subito dopo la pubblicità, lo scherzo, o come dire, uno degli episodi fondanti con Emilio Fede. A fra poco. Quanti soldi deve avere dalle leggi? Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, è andata a fanculo! No, Emilio, scusa, ma perché si è arrabbiato con loro? Rotti i coglioni! Siete delle merde! Andate a cercare nel mio privato! Ma noi abbiamo... Ma noi che c'entriamo? Allora, con questo io ho fatto fare i conti di cosa prenderò a dicembre, la tredicesima e stipendio, 15.000 euro! Ho rubato! Ma che è successo? Ma perché scusa, si è arrabbiato? Andate a fanculo! No, scusa. Ma noi, chi c'entriamo noi? Tutti voi siete banda di figli di buona donna che avete organizzato il tutto per tentare di distruggermi anche fisicamente. Avete capito? Oggi dice l'Espresso... L'Espresso. Che Berlusconi mi ha dato 800.000 euro. Mandate a fare in culo! Ma querela lì, querela. Mandate a fare in culo! Ma noi... Siete delle merda! Ma Emilio, ma perché siamo noi? Ma noi chi c'entriamo noi? Ed è uno dei casi di scuola. Loro fanno imbestialire le loro vittime e poi fanno i santarellini. No, realtà... Mi spieghi che avete fatto, povero Emilio Fede? Ma no, ma non è vero. Ma in questo caso non c'entriamo nulla, vi assicuro che non c'entriamo niente. È sempre così. No, andate, ma lì smucinate. Uno dei pochi casi in cui il nostro contributo a questo sbrocco che è andato ormai è impazzito. Ma perché loro fanno circonvenzioni di incapace. Questa si chiama circonvenzione. Ci stai dicendo che il direttore Fede è incapace? Ma in quel caso lì era chiaro che l'uomo era alterato. È un incapace, dillo. L'uomo era alterato, no, visto visibilmente Maria Giovanna Maglia, due punti, Emilio Fede è un incapace. Se per questo voi nel libro scrivete a un certo punto, sì, citando come geniale, a proposito di Berlusconi, il termine circonvenzione di attempato, sì, e tu stoltamente, perché sei un ignorante e un superficiale, di chi parli, di Cruciani? Parenzo. Ma non capivo, scusa, tu l'attribuisci a Vittorio Sgarbi, sappi che la primogenitura di quella frase è mia e che Vittorio Sgarbi, che a differenza di te, vabbè, scusa, quando l'ha scritto mi ha citato. Scusa se non conosco le citazioni di Maria Giovanna Maglia. Vabbè, vorrei che spiegasse. Allora, circonvenzione di incapace quella, perché era chiaro che il poveretto avrebbe sbroccato, perché era sotto pressione ed erano appena uscite quelle cose. La cosa era casuale, era uscito un articolo sull'Espresso in cui si diceva che Berlusconi gli aveva dato 800.000 euro di buonuscita. E noi lo abbiamo chiamato al volo senza aspettarci nulla, probabilmente perché non avevamo che cazzo fare, cioè non sapevamo veramente che fare quella sera. Dice: chiamiamo Emilio Fede. Chiamiamo Emilio Fede alle 8.45, alla fine della trasmissione. E ci risponde in maniera normale. Dopo un po', evidentemente c'aveva l'Espresso sotto mano, non so cosa è successo, perde la testa. E noi mai nessuno ha sentito Emilio Fede parlare così. Ma non è vero, ma sempre nei... No, ma vi ricordate quei così, buchi delle trasmissioni, quelle che mettevano in onda blog, quando c'era la pubblicità del TG4. Certo. Lui faceva regolarmente questi numeri ai poveretti che stavano in regia, che stavano in studio con lui, sbatteva le carte, ululava, faceva. Quindi tu vuoi dire, era una cosa ovviamente pianificata, colpirlo nel momento di debolezza per tirare. Mi dice che vediamo un altro aspetta, caso. Mi dicono che hanno fatto una canzone rap che andate nelle discoteche con lo sbrocco di Fede, sì, cioè con Fede che impazzisce, una musichetta sotto. Allora vediamo che cosa è successo. Beh, altro killer addirittura, precedente di cui si è discusso molto con Marco Pannella. Ah, vabbè.
notizie ci sono? Ci sentite solo parlare voi stessi. Che notizie ci sono? E in questo siete tutti e due coglioni, carissimi ma due coglioni. Berlusconi e Massimo... come si chiama quello? D'Alema. No, facci interloquire. Assieme facci... avevano militarizzato il Parlamento. Il Parlamento. Quindi tenete presente questo. Adesso dovete salvare Silvio. Dovete salvare... Non la invitano a mai. A questo punto... Non la invitano mai. Dice. A questo punto... Dico, allora, è un fatto... Lei è, non la invitano come voi dite mai, ridendo sì, su sta faccia secondo me non fai pena, mi dispiace, ma non è vero, ti voglio bene. Ma non è vero che non fai la invitano. Schifo. Ma perché? Fai ma... schifo. Allora, sono due, fra l'altro, ridotti, due saggi, però lo schema è ricorrente. Voi prendete qualcuno, riuscite a farlo... Possibilmente sopra gli 80 anni in questi due casi. Ed è tutto con qualche no, ma ci sono stati... Questa è una considerazione non del tutto folle. Riuscite a portarlo... Perché Brunella in radio, al punto che risponde di a domande incalzanti, certo. È come dire, sarebbe stata una notizia se avessi allora, risposto. Però, io volevo arrivare a un punto, perché qui c'è un fenomeno. Loro riescono a prendere personaggi noti, stranoti, rodati, scaltrissimi, perché non si può dire che Pannella, Emilio Fede, persino Onida fossero dei novellini, e riescono a portarli alla temperatura di fusione. Tutto questo produce sempre delle notizie e produce sempre dei fatti. Quindi, secondo me, è una variante del giornalismo. Che produca sempre notizie. In alcuni casi ha prodotto delle strepitose notizie. In alcuni casi ha prodotto delle strepitose conferme di notizie acclarate, come nel caso dei saggi di Onida, perché quella lo sapevano è... anche i sanpietini di Roma, che quelli erano lì a scaldare la sedia. No, non è che qualcuno certo, di noi però... ha mai pensato il contrario. Averlo... Quello che è stravagante, perché io il libro ho letto, è che loro, che hanno preso così sapientemente in giro il povero Onida, poi conservino un reverenziale timore e stima per il presidente Napolitano, che è il kingmaker di tutto ciò. Perché l'ho letto io il libro, sai, ahimè, l'ho questo letto. Libro Catissimo, l'avete scritto, quindi dovete sapere che svela i vostri trucchi, sì. I vostri retroscena. Guarda, io ho due pagine che ho chiamato slurp e anche il cinismo con cui spesso voi vi avvicinate ai personaggi proprio dicendo da quello dobbiamo guarda, tirare la storia, fuori la questo. Storia di Pannella che avete visto è abbastanza significativa per un fatto che io ho un'amicizia quasi carnale con Pannella. Prima di quell'intervista in studio noi ci siamo abbracciati, ci siamo baciati quasi sulla bocca, perché sai, Pannella è uno che ama baciare le persone sulla bocca. Beh, lui ha anche dormito con Marco Pannella sì, una vabbè, sera. L'ho confessato una volta, due volte alla radio, ho dormito una volta con Pannella a Santa Margherita Ligure, già lavoravo a Radio Radicale. Lui cioè, ma perché Parenzo che Parenzo che dei ma lui vuole insinuare. Parenzo dei due è quello che c'ha le pruderie, no? No, non so io anche sì, non è che ho dormito una sera, sì, è vero, ho dormito una sera con Pannella allo stesso letto, una notte, non è successo nulla. No, questo è poco interessante perché ci ascolta sapere se è successo qualcosa da te so, Pannella. Non è successo niente, ma non c'è bisogno nemmeno siccome di dirlo. Siccome tu hai reso la Zanzara una casa di vetro, perché c'è sì, anche questo, no? Infatti l'ho detto allora, più volte. È giusto che tu dica ai telespettatori della Sette, di Londra della Sette. L'ho detto, l'ho spiegato. Tu non sei in grado di spiegare cose della tua vita personale, non vuoi nemmeno. Io non voglio. Sei un po' più... Io non rendo la mia vita tutto il cinema, come fai tu. Cioè non è tutto un reality, come spesso viene dalla Zanzara. No, questo non è così. Qui se c'è uno che fa il cinema sei tu. Beh, nel libro spieghi... è lui quello che fa il cinema. Guarda, metti, io, c'è la voce di tua figlia che entra dentro il programma. Vabbè, quello perché è il contesto nel quale vivo, quindi ogni tanto è evidente che tutto il racconto avviene per strada. Io non sono nello studio come lui a Radio 24, no, comunque, io sono scusatemi, in giro. Ma chi se ne frega se posso? Notizia, il punto è che lui ha appena detto una cosa che fa parte dell'ipocrisia generale dei giornalisti italiani. E anche Cruciani ci casca. Dice: ho visto Pannella, Carnaico. Tu non ne puoi più dei radicali, tu non li sopporti. Certo, come non lì, li sopporto lo io? E lo dici, allora perché l'hai baciato e abbracciato? No, ma quello fa parte di un po' del rito. Anche Giannino poi quando è stato il momento, quando è stato il momento di fare il giornalista su Giannino, ho cercato il giornalista, so, per modo di dire, mi fa orrore questa parola, però l'ho fatto fino in fondo rivelando la storia, la famosa storia dello zecchino dello d'oro. Zecchino d'oro, eccetera. La storia di Pannella è abbastanza semplice, cioè Pannella viene in studio e vuole fare una
vuole attaccare il classico pippone radicale di Pannella. Sì. Esatto. Cioè quello che solitamente fa la domenica quando va da Bordin, esatto, per cui parla per un'ora. Bordin lo ferma e gli dice: scusa Marco, hai risposto soltanto a una domanda e abbiamo soltanto Bordin 5 minuti per finire. Bordin è il direttore della Radio Radicale. No, spiegalo perché. Comunque, direttore, voce della segnalazione. Comunque succede che vuole attaccare il pippone a favore della Bonino, Presidente della Repubblica. Io cerco di impedirlo, a lui girano i coglioni e comincia a sfasciare lo studio 2-3 volte, buttando microfoni dappertutto, eccetera. Io a un certo punto mi sono anche divertito, perché ovviamente capivo che la cosa stava diventando una roba di show, di spettacolo, sì, eccetera. Anzi, mi rodeva il culo in maniera furibonda di non avere una telecamera, un qualcosa, tant'è che a un certo punto interviene lui con l'iPad. E quella ripresa l'abbiamo visto. Però la povertà della radio, in questo caso. E quindi è ricchezza, niente camera, no? Niente ripresa. No, la povertà che in questo caso è penalizzante, perché sarebbe stato, ti assicuro, una scena strepitosa vedere come Pannella si alza e con una mano fa... Con un velociraptor. Spazza via tutto. Ha proprio disarcionato spazza via lo studio. Tutto, una roba, sì, spettacolare. Sì. Però anche questo è il racconto. Allora la domanda, Maria Giovanna, loro hanno rotto alcuni cliché e hanno il fascino di una trasmissione non convenzionale. Uno sa che possono accadere delle cose. Anche i protagonisti, secondo me, si mettono alla prova. Perché altrimenti non si spiegherebbe, lì è raccontato in questo libro, i politici che fanno il concorso per la migliore canzone. Loro fanno una trasmissione non innovativa, perché ce ne sono state prima e ce ne saranno dopo, ispirata comunque al fatto di avere la spalla che viene presa in giro, eccetera. Hanno trovato una formula straordinaria. A me stanno simpatici perché a me, essendo io americana col K, tutti quelli che hanno successo e onorano le loro ambizioni mi fanno simpatia. E siccome qui, per esempio, tranne quattro di tasso di ambizione ce n'è abbastanza da intossicare lo studio, e io sono contenta che ci sia poi un risultato positivo. Detto questo, a me naturalmente piace molto di più la corda che usa Cruciani, anche perché quasi sempre la penso come lui. Certo, il cinismo. È il vostro cinismo disgustoso rispetto alle questioni della vita, per cui ve ne fottete delle cose che accadono. Appena sentite la parola stato sociale, la parola voi liberale, siete talmente fastidiosi e cinici. Uno che ha cominciato ad Iceberg facendo il leghista, mai fatto il leghista, e ringrazia, ho tanto bisogno di soldi, potrei querelare per diffamazione. Ma il punto è, il giornalismo no, perché addirittura in questo studio qualcuno ha detto no, perché c'è l'ironia, c'è la goliardia, c'è qualcosa che porta a Zanzara fuori dal giornalismo. Secondo me è, adesso, e che è un anatema in questo paese, diciamo. Tentando di essere seri, è una formula che a me piace più di altre simili, tipo Un giorno da pecora e cose del genere. È una formula che prima o poi mostrerà la corda. È una formula che secondo me avrebbe bisogno, se ci fosse ancora la capacità di fare queste cose in Italia, che non c'è, di un investimento serio, con degli autori, con Autorama, cioè tutto quello che si farebbe ovunque, tranne che in Italia, Ruanda, Burundi, quindi qui non perché si non farà. Cioè questa... loro sono affidati a loro stessi, al loro genio, e prima o poi arriva la giornata in cui non sapranno assolutamente come cavarsela. Quella sarà la giornata in cui possono fare la cosa che li rovina, e sarebbe un peccato. Detto questo, la radio, secondo me, è solo la radio, non già la televisione, consente di fare queste cose, perché per fare queste cose ti devi dimenticare se sei sudato, se c'hai il profilo buono, se sta cavolo di spilla sta cadendo come cade ogni secondo, capito? Cioè, devi essere coperto. La radio è fantastica. Cruciani, la diagnosi della maglia è così feroce, ma ti piace? Ci sarebbe bisogno del contraddittorio, però io sai. Arriverebbe un pool di autori per farvi il lifting. Sì. Ci sarebbe bisogno. Per andare avanti ancora un po' di anni ci sarebbe bisogno di un investimento di 200.000 euro l'anno sulla trasmissione. Fatto di autori, fatto di altre persone che ci lavorano, perché è evidente che prima o poi il gioco è talmente scoperto che i politici hanno paura e non vengono più, che le persone hanno paura della parola. Adesso c'è questa grande discussione, grande o piccola discussione a seconda di come la si voglia inquadrare, sull'uso della parolacce, no? Il turpiloquio della Zanzara nella radio di Confindustria. Il turpiloquio,
che è una parola brutta, turpiloquio, perché uno dice turpiloquio. In realtà che cosa diciamo? Diciamo cazzo, diciamo ogni tanto qualche vaffanculo. Vabbè, e diciamo non ci rompere i coglioni. No, ma voglio dire, no, questo anche però di voi. Che è necessario, pubblico, ripeto, ma perché? Qual è il problema? Perché ripeto, il pubblico della sette è così ignorante. Lo vedi perché lui, che lo vedi non riesce come lui, a inquadrare questa roba qua. Si può dire... Cioè... È sbagliato, ragione, loro imbastardiscono allora, la loro allora, lingua, la loro professionalità. Io ho lavorato per due anni di fila a Radio 24, che riusciva, allora era più beghina della RAI, e ho detto tutto. Praticamente altro che le parole simpatiche e parolacce, che peraltro secondo me danno grande forza a certi discorsi che ha appena citato Cruciani. Lì c'era un direttore allora che si chiamava Elia Zamboni, dico sì. Bene, che era capace di mettere le mutande al mondo per qualunque cosa. Io ricordo di essere, venivo cazziata una settimana sì e l'altra pure, perché rispondevo male a qualche, vabbè, a qualche allora ascoltatore. Abbiamo disinnescato, quindi loro hanno disinnescato così, ed è straordinario quello che hanno fatto. Beh, ma funziona semplicemente perché era Radio 24, no? Ma funziona il fatto che Cruciani insulti Parenzo. Beh, in diretta Cruciani anche deve insultare Parenzo, sì, a prescindere che funzioni o no, da perché altrimenti come può sopportarlo? No, come potrebbe sopportarlo se non lo insulta? Ma perché ti compiace Michele Serra anche continua sia citandovi che non citandovi a bombardarvi ogni giorno? Sì, no, l'ultima lui... volta ha detto uno zoo giornalistico, radiofonico. No, ha detto, gli zoo radiofonici. Lui si è rimasto colpito dal fatto che un ascoltatore, un tale che ancora mi ricordo, si chiama Mauro D'Amanto. Sì, che io mi ricordo dei, sempre dei i nomi fondi e le città, non mi ricordo mai chi sono. Perché così te le scrivono sul... Mauro D'Amanto, perché me le scrivono sulla Che davvero sullo è una schermo. Brutta, è una brutta persona davvero. Ma è una persona eccezionale, secondo me. E, che è un diciamo grande uomo Mauro... di spettacolo. Uno che chiama dicendo io vado alla cosa del PDL, al raduno del PDL, alla manifestazione del PDL a Brescia con un megafono in mano a dire comunisti di merda e gli ebrei devono andare devono essere messi nei forni. Questo e se su la... questo no, io due, mi sono... Quindi il Parenzo ha trovato il protagonista della sua ficzione. E combatteva io... contro lui dicendo gli ebrei di merda, handicappato, delle cose tremende. Calmi, cioè. Siamo no, sulla sette. Ma siamo sto ripetendo sette. Quello che sì, dicevo. Sì, non ripetere tutto perché... Nel libro integrale la telefonata. Stiamo raccontando qualcosa che è successo. E io con questo me la sono presa perché ho detto però c'è un limite, cioè l'asticella non la possiamo dire. Sì, ma voi li esibite questi mostri? No, ma io li esibisco quando li, li chiamate anche nel libro, li chiamate i mostri. Ma non è che io li prendo apposta come saltano, marionette li cercate, prima. Li cercate. No, ma voglio dire, vengono quasi naturali perché c'è un po' di sangue. E dunque, quando c'è sangue, quando c'è la battaglia, scusa, chiediamo sempre diciamo come così, se fosse alle volte all'apprendista stregone gli sfugge il giocattolo. Ma quindi, come nel film di Walt, come nel cartone animato di Walt Disney, sì, a un certo punto l'acqua comincia a salire e l'apprendista Parenzo, stregone scusa, gli impazzisce il giocattolo. Parenzo, alle volte tu succede. Non ti puoi dissociare, tu sì, dissocio. Vieni da fuori. No, io infatti mi dissocio. Tu sei... Ma sai perché si dissocia? Perché vengo... lui è un campione di doppia morale. Ma perché lui è il vero. Ma lui è il vero provocatore della trasmissione, sì, così come lo è quando fa le cose televisive. Lui è il vero innescatore di Miccia. E poi si dissocia. Si scappa dietro, nasconde la mano. Se un po' della... farmaco dice le parolacce, no, questo cattivone. Ho un senso della... Ho un se detta così mi dipingi come una persona bieca. In realtà gli consenti di dissociare? Ho una sticella. No, perché ho una sticella sopra la quale già non si può andare. Adesso è già molto alta la sticella. Beh, allora andiamo... Io alle volte mi arrabbio davvero. Andiamo dico, sul problema deontologico. La ricerca che loro fanno, più o meno smaccata, è dichiarata in quel libro, sì, che è un manifesto ideologico da studiare, del mostro. È una cosa lecita o illecita? Il fix non è una cosa strana. Ci sono allora, tre trasmissioni in America così. La ricerca del mostro è una cosa estremamente seria, interessante e di grandissima resa. Perché, addirittura. Sì, è di grandissima resa. Dopodiché io adesso, fati a Davide Parenzo tutti gli insulti che gli spettano, e neanche tutti, devo dire che c'è un momento in cui l'insulto personale... turba. D'altronde noi, scusate, noi viviamo di social network, noi su Twitter, io su Twitter vengo ricoperta di insulti irripetibili e gli rispondo, anch'io ti voglio bene quando sto di buon umore, se proprio sto di cattivo umore li banno, li mando a quel paese e arrivederci, senza neanche degnarli di un vaffa. Detto questo, il problema è che se tu, qual è il rovescio del discorso, tu puoi, se hai una trasmissione con telefonate, decidere chi può e chi non può, chi è censurabile e chi non è censurabile, fino a che punto tu ti spingi o no, è censura ragazzi, è censura, ed è la cosa della quale io quando lavoravo nella preistoria 2005-2006 fino al 2007 a
Radio 24 pativo di più, perché le telefonate dovevano essere assolutamente per forza politically correct oppure stroncate. Filtrate. Appena cominciavano a allora, non va bene così. Entriamo in un altro gradino di questa strana mutazione genetica che stiamo indagando e guardiamo, come dire, la pièce più importante dell'anno, questo famoso scherzo Onida, di cui molti si sono chiesti e loro stessi se lo domandano in questo flusso di coscienza che è l'intervista del libro. È uno scherzo che doveva essere mandato in onda, poteva essere mandato in onda, è stata una violazione del giornalismo e dei suoi canoni. Sentiamolo. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Sono Margherita Hack. Ah, buongiorno, come sta? Era anche lei poco fa che mi chiamava, non sono riuscito a rispondere. Io non ho sentito niente, allora poi è caduta la linea. Chiedo scusa se mi permetto, disturbo. Come sta? Ah beh, così, gli acciacchi dell'età. Purtroppo non può evitarci. Io mi permetto di telefonare. Volevo chiedere una cosa, questa cosa dei saggi a me sembra sinceramente una cosa inutile. Ma guardi, probabilmente è inutile, nel senso che serve soltanto a coprire un po' questo periodo di stallo. Sono d'accordo che non è che servirà nella sembra sostanza. Sembra un po' una bischerata. Io penso che andremo a votare presto o prestissimo, ma andremo a votare ancora. E con questo Parlamento non c'è niente, è bloccato. Ma comunque poi... Berlusconi è sempre lo stesso, si fa gli affari suoi è vero. Nulla. Ma speriamo che finalmente si decida a godersi la sua vecchiaia, perché è un mio coetaneo, siamo vecchi. Lui potrebbe andare a godersi la sua vecchiaia e lasciare in pace gli italiani. Chiedo scusa del disturbo. Ma ci mancherebbe, mi ha fatto molto piacere sentirla. E faccio molti auguri e speriamo tutti, incrociamo le dita e speriamo per l'Italia. Buon lavoro, buon grazie, lavoro. Grazie, buongiorno. Uno scherzo che andò in onda nel pieno del mandato di Bersani, quando i saggi ruppero quel sogno del governo di cambiamento e soprattutto con Margherita Hack ancora in vita, che fra l'altro si divertì molto e fece avere le sue congratulazioni al suo imitatore Andrò Mercù. Ma la domanda è, voi... mandando in onda questa registrazione carpita stavate entrando dentro la politica con un meccanismo di disvelamento, ma anche con un pacco tremendo al povero Onida, che era dentro una riunione, raccontate, fu informato dal portavoce di Napolitano Cascella, ci fu un momento di panico, poi un comunicato ufficiale del Quirinale in cui si criticava l'uso dell'imitazione della telefonata. E poi noi abbiamo saputo successivamente telefonata di Napolitano al direttore del Sole 24 Ore, che oggi è il direttore della radio. I particolari di questa telefonata non l'ho mai saputi. Comunque sicuramente ci deve essere stato anche un... Non era contento. No, non era contento Napolitano. Però devo dire che la questione si è subito trasformata dalla notizia in sé, che non c'era, come ha detto Maria Giovanna, eccetera, nella grande critica che non c'era, c'era. Nel senso, il presidente della commissione dei saggi nel momento più importante della crisi dice che quella commissione non serve a niente, era una notizia. Era in grado di ritrovare un italiano, di questo è una super notizia, lo sappiamo. Comunque la certificazione è nudo l'effetto. E poi il fatto che lui ha detto non scusate, adesso facciamo un attimo di analisi cosa ha detto il povero Onida, che ha avuto gli strali di Re Giorgio. Ha detto, intanto... Qui non si permetta di dire Giorgio. No, ma come lui studio. Dice che posso invece. Allora, e quindi posso se lui dice che posso. La bischerata è che sia riuscito questo scherzo, e questo che è incredibile. Loro ancora una volta puntano sempre sull'età, c'è poco da fare. Sono solo di figli di mignotta. Detto questo, anche Onida non è di primo anche pelo. Anche Cosentino c'è cascato quando gli ho fatto il finto bossio. Tu mi devi spiegare perché mai Margherita Hack avrebbe dovuto chiamare Onida. Allora, perché Onida sono entrambi di sinistra, Onida appartengono allo stesso Onida mondo. Onida c'è cascato. Cosa ha detto? Ha detto, facciamo passare un po' di tempo. È un momento di stallo. Poi ha detto una cosa di totale buonsenso, che infatti non è accaduta, bisognerebbe votare di nuovo, che è straordinaria. E poi ha detto Berlusconi perché non si gode i suoi soldi. È un anti-berlusconiano, ma per essere un anti-berlusconiano che parlava con Margherita Hack, anti-berlusconiana talk, si è tenuto. Ha detto perché non si gode i suoi soldi. Come sai, le cose dette, anche se sono chiare, anche se ripetute,
devono inserite in un contesto, in un certo momento ma hanno certo un effetto deflagrante, per cui il problema non è quello. Ma voi il dispetto problema... l'avete fatto a Napolitano, no, ma attenzione, infatti, perché era un momento in cui questi la cattiveria saggi voi l'avete fatta al Presidente della Repubblica, questa fatto, è la verità, interrompevano di fatto il mandato esplorativo di Bersani, sì, senza che questo, vabbè, fosse raccontato, sì, quindi che il Presidente di quella commissione, guarda, dicesse serve a prendere, sì, un po' di tempo. Onida si è comportato da signore dopo, sì, perché ha, perché mi ha fatto avere una lettera molto lunga in cui ha spiegato tutte le sue ragioni, eccetera, eccetera. Non ho nulla da rimproverare, ovviamente, a Onida nel suo comportamento successivo, cosa diversa da altri che si sono incazzati come bestie. Mi ricordo il segretario della CISL Bonanni, noi facevamo uno scherzo col finto Bossi, Davide Bonanni, sì, in cui si scoprì in realtà che combattevano la stessa battaglia, sulle pensioni, che è quella di difendere i pensionati, sì, andò in onda una sola volta. Perché lui fece in modo, si incazzò talmente tanto con Confindustria. Ma ragazzi, questi sono sindacalisti. I sindacalisti sono un'altra categoria. Giovanna, perché tu hai letto e loro raccontano anche un'altra cosa che è più strana. Voi fate uno scherzo a Rodotà che, sì, però non mandate mai in onda. Sì, lì c'è stata... Qui è fabbrica del fango. No, non abbiamo mai mandato in onda. Attenzione, noi abbiamo fatto lo scherzo a Rodotà 15 Rodotà giorni... Rodotà non c'è cascato. No, c'è cascato. Ma non vi ha detto quel che vi aspettavate? No, in parte, in quel momento no. 15 giorni prima di quello scherzo, sì, ne facciamo lo stesso scherzo a Rodotà. Lo scherzo in quel momento non lo mandiamo in onda semplicemente perché Rodotà non è candidato ufficiale dei Grillini. Certo. È impredicato di essere qualcosa, ma non si sa bene cosa. Il primo giorno dell'elezione del Presidente della Repubblica lo voglio mandare in onda. Chiedo al direttore. Ti consulti col direttore. E il direttore mi dice di no perché è un killer, sarebbe killeraggio perché lo dovevi mandare in onda subito. E dici nel libro forse aveva ragione lui. No, ho detto non è una, cioè non ha sbagliato, però io lo avrei mandato in onda lo stesso. Probabilmente quel giorno lì, anche se lui diceva, non diceva delle cose incredibili, ma diceva che non si fidava dei Grillini. In quel contesto sarebbe quel stato giorno sbagliato. Probabilmente sarebbe saltata la candidatura di Rodotà come però non è che teniamo la registrazione di Rodotà dentro un cassetto e chissà che cosa c'è dentro. No, l'ho tenuta, no, l'ho tenuta in attesa di tempi migliori, ma i tempi migliori sarebbero comunque arrivati. Io posso, torno al tema, è per me giornalismo. Ma è chi una se ne frega? Ma perché siete fissati perché su questa cosa? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma io non faccio, non so che cosa faccio. Io faccio un programma, io faccio un programma alla radio. Allora, se giornalismo vuol dire che quello che tu fai assomiglia in qualche modo a quel che si vede nei talk show, si vede sui quotidiani, no, non c'è un desiderio. Ed è un genere, ed è un genere. Va un bene, genere però, però quando voi prendete e mettete in mezzo il Mago Hotel, ma che cos'è? Ma quello è uno spettacolo, quello chiaramente è uno allora spettacolo. Eccolo, eccolo, divino, finalmente, noi vogliamo ascoltare le cose bene. Di qualcosa subito a Parenzo che ogni volta ti prende in giro, caro divino. Sì, ma noi, non, per noi non esiste costui. Dove l'avete preso? Fra qualche bancarella di Trastevere, sotto qualche ponte? Ma chi è? Cosa rappresenta? Mandatelo al Circo Barnum a vendere lupini, perché quella è la sua missione primigenia. Beh, francamente, francamente divino, detto con rispetto, da uno che si veste con dei turbanti e con 50 anelli e che parla del plurale maiestatis dicendo delle cose di una banalità. Ma cosa vuoi sapere tu del plurale maiestatico? Tu che sei nato non si capisce come, capra, dove, quando, che claudichi senza posa in un italiano assolutamente imperfetto. Innanzitutto ritorna a scuola, ricomincia dall'asilo, impara da capo, perché tu è evidente che non sai cosa sono i sostantivi, cosa sono i verbi, non sai cosa sono i congiuntivi, non sai cos'è la consecutio tempolum. Allora, qui volevo indagare, chiederti una cosa su un'altra caratteristica della Zanzara, cioè loro sono oggetto... È una maschera. Sono anche oggetto di ingiuria. Certo. Ci sono ed una serie di oscilipoti. Ed è lì che Parenzo si diverte di meno. Ma, no, non è vero. Guarda, io dico solo questo, è una trasmissione orizzontale, se vi dirò, con noia, con barba. Che palle orizzontale, verticale. È una trasmissione assolutamente orizzontale. Ma perché dici di scontare? Perché lui perché perché è fissato con io queste cose. Io provo a dare un minimo di cose filosofiche. Ideologica. Provo a metterci un minimo di McLuhan, di intellettualismo. Provo a mettere un minimo. È un'analisi. Provo a fare allora, un minimo di analisi. Dire... Lui usa il divino Telma come fosse pane bianco. E questo mi fa incazzare. No, non è così. Tutte le volte. Posso lui dire dice, una cosa? Sentia, dice, no, sì, perché lui introduce la televisione così, dicendo questa sera l'analisi della serata la affidiamo sai a chi? Io ogni volta dico, beh, chi ci sarà? Barbara Spinelli? Non lo so. Oppure chi c'è? Gustavo Zagrebelsky? No. Ovviamente lo dico per scherzi. Lui no, ecco no, il divino Telma. Ma si palesa con questa voce, questo personaggio incredibile che comincia a dire, sì, la crisi di governo probabilmente ci sarà.
Zan, nei giorni in cui c'era la crisi. Dico, ma sì, ma basta leggere il giornale questo per sapere che c'è la crisi di governo. Chiama però, questo signore che legge però, quando Parenzo, va bene però, scusa, la Gazzetta dello però, Sport, Parenzo, posso, le notizie posso brevi. Posso fare un'osservazione seria? Sì. Vivi una contraddizione, non dolorosa perché non hai lo strumento, però che dovrebbe invece essere dolorosa, sì, perché tu sei vittima di quel che ti ha dato successo e lo vorresti nobilitare. Ma Luciani, lui è contento. Che per fortuna è un vero liberale, sì, ha perso tutte le aspettative che se mai ne ha avute, mai no? Avute, certo. Su questo paese e sul nostro mestiere, sa perfettamente che il parere del Mago Telma vale tanto quanto quelli che tu hai di appena, Zagrebeschi. Non hai appena mai... detto. Però che Luciani, detto, qui la so chiave schiero. Mi interessava. Voi insultate e siete insultati. Sì. E questo è uno degli elementi orizzontale, successo. Appunto. Se non ci fosse... Gli ascoltatori che ti dicono... Più lui, tu più lui sei... Parità. Non sarà un caso se più insultato vengo continuamente insultato perché non so... Ma cos'è questo gusto? Cerchiamo di capire. No, ma il gusto non è gusto, è che questo è sale che no, è un programma sadomasochistico. Tu hai un rapporto, sì, sadico con gli ascoltatori e loro viceversa. Io non è che ho un rapporto sadico, è che insulti. Sì, quando insulto, puoi insultarli sei contento. Poi in realtà non è che quando insulto, sono più contento quando mi insultano in realtà. Ah, ecco. Perché quando mi insultano, perché quando mi insultano capisco di aver detto qualcosa che può essere urticante. Certo. Cioè, quando dico che Priebke lasciatelo perdere, ecco, quando ancora critico lui perché Priebke ha fatto cent'anni qualche giorno fa, cent'anni, no? Lasciatelo perdere, ha fatto, cioè, quando anni, dico lasciatelo perdere e quando dico che la comunità ebraica rincorrerò lì purtroppo dicendo che non può passeggiare sbaglia, certo, capisco di dire qualcosa che, certo, non solo fa impazzire lui ma fa impazzire un po' di ma ben no, pensanti. Però vedi, io mi incavolo quando a un certo punto quando ti toccano, no, ti toccano quando il cinismo ebrei, capito, ma che me quando il cinismo, io alle volte dico ci fa o c'è, cioè davvero lui pensa, certo, che la polemica sul compleanno di Priebke che sia giusto che qualcuno vada lì con lo champagne, lui davvero pensa questo, no, o lo fa per audience? Se ma lo se fa qualcuno per l'ascolto vuole, ma scusate, viva. Ma se qualcuno invece vuole la cosa fare... mi fa arrabbiare veramente è che lui pensa davvero. Io invece, certo, reputo che Priebke è un criminale, ma ha vissuto troppo a lungo, troppo a lungo. Ma non devi augurare... E il regalo di compleanno più bello sarebbe stato quello se fosse morto, il più bel regalo di compleanno. Ma questa è una follia, un assassino. Vabbè, ma un assassino. Il più bel regalo di compleanno. Non la morte. Ho detto che il più bel regalo di compleanno. Stai augurando la morte a Priebke, dilla tutta. A me dispiace, l'ho detto alla radio, quindi lo posso ripetere qui. A me dispiace che i genitori di Priebke quel giorno non sono andati però, a fare una partita a scusate, carte anziché dire, mettersi lì. Vabbè, non vedi che vuol veramente dire però, però vedi, la polemica vedi che qui vuol era dire vera essere, con lui. Tanto è inutile se siamo in tre o quattro in ma tutta la polemica Italia era vera con lui ha tutto, io gli riconosco tutto il diritto di desiderare la morte di chiunque lui ritenga morte, un nemico, ha vissuto molto lui. Un nemico capitale della sua gente, lo capisco molto perfettamente. Ma mi piacerebbe quando attaccano Israele i suoi amichetti di sinistra sentirli un po'. Detto questo, lui ha tutto il diritto di pensare che invece ma uno che gli vuole bene va a portargli lo champagne. Stai separando un problema, invece ti chiedo un giudizio su questa cosa, ha detto Cruciani, che è un'altra anomalia del programma che mi colpisce, cioè se mi insultano io vuol penso dire che ci sia un elemento di successo. Certo, ripeto. Anche questo però ripeto, esce fuori dal canone del programma giornalistico. Vabbè, però scusa, se tu fai il provocatore e quelli poi ti telefonano, se si sono sentiti accetti provocati. Ma tu e pensi che le persone siano interessate a capire se un programma è giornalistico o meno, no, se c'è un giornalista niente che conduce o c'è un cabarettista, ma tu se lo c'è sai, una, quelli sono in se c'è camion, una, sono in uno macchina, showman oppure uno che c'ha la tessera del cavolo che c'ha Parenzo là dentro. Beh, che c'ho pure io perché devo rinnovare, perché facciamo parte di questa consorteria. Sai cosa succede? Sapete che cosa succede? Non gliene frega niente, vogliono sì divertirsi per 20 sì minuti, vogliono sai rilassarsi per 20 minuti, qualche volta capire qualcosa, non capire sì niente, c'è chi vuole la battaglia, c'è chi vuole un ragionamento in più, c'è chi vuole l'alto, c'è chi vuole il basso, devi fare un mix di queste cose, ma non gliene frega allora niente. Io penso se che alla radio tanto giornalistica, di informazione, di intrattenimento. Allora io penso eccetera che tanto alla radio giornalismo informativo nel senso tradizionale del termine non si riesce a farlo. Tanto è vero che le trasmissioni tra virgolette tradizionali, quelle che hanno l'ascoltatore più paludato, che cosa succede? Che tu stai parlando di fichi secchi, quello chiama per 10 minuti parla di datteri, cioè fanno la loro prolusione nelle trasmissioni più normali, più tradizionali. Invece da loro anche cosa tu ogni c'è? Raccolgo la provocazione, sì, perlomeno stanno conduce così ogni tanto. Ecco, allora facciamo così, il e tempo chiudiamo è scaduto, cattivissimi noi, il vero libro confessione della coppia la Zanzara, Maria Giovanna Maglia, ormai basta un'accusatrice che è così connivente che io direi quasi arruolata. Ma che voglio il posto buonasera di in onda oggi finisce che qua dibattito ma spero che torneremo con questi birbanti. Buonasera.